momento è particolarmente difficile, non c'è dubbio. Il momento è particolarmente difficile. Cosa vi devo dire? La valutazione della squadra di oggi è che ho visto una squadra vogliosa di levarsi da questa situazione. Probabilmente anche un periodo particolare. Se si fa l'analisi di queste ultime due partite, io vedo zero tiri in porta degli avversari e tante occasioni nostre, però alla fine poi abbiamo subito 3 gol in 2 partite. Io personalmente duro fatica a cercare di far capire ai ragazzi, all'ambiente, che il gruppo è positivo e ha voglia di fare, sicuramente migliorerà. È già migliorato. Chiaramente però i risultati in questo momento dicono il contrario. Certo, se fa una valutazione della partita di oggi, la sconfitta non mi sembra meritata. Senti, a livello tattico? A livello tattico ho visto Catacchini davanti alla difesa come novità e l'esclusione di Tavano. Che risultanze hai avuto da questa novità? E poi, diciamolo, a questo punto mi sembra che vada evidenziato un problema portiere, perché ho visto un Melgrati un po' in difficoltà. Allora, Catacchini l'avevamo provato con grande successo l'anno scorso e mi sembra che quest'anno abbia fatto una partita più che dignitosa. Se mi chiedi l'esclusione di Tavano, ti rispondo. Se mi chiedi anche l'esclusione di Cavagna, di Benucci, allora, mi chiedi l'esclusione di tutti, ti rispondo anche dell'esclusione di Tavano, perché Tavano fa, io sono qui a allenare Tavano, sono allenato il Prato, quindi faccio le mie scelte. Se reputo che Tavano non deve giocare, Tavano lo faccio giocare, perché sono abituato a fare così. Quando riguarda il portiere, è un momento difficile per la squadra, è un momento difficile per l'ambiente, e chiaramente nei ruoli quelli fondamentali ci sta che la pressione poi impedisca di poter rendere il meglio. Sono ragazzi giovani e questo può succedere a volte, di metterli in confusione. In teoria ci vorrebbe del tempo per farli crescere anche mentalmente, che chiaramente noi siamo ultimi in classifica, non si può dare tempo a nessuno, quindi faremo le nostre valutazioni e continueremo ad andare avanti con serenità e voglia di migliorare da tutti i punti di vista. E sul portiere? Sul portiere ti ho detto che in questo momento è chiaramente, probabilmente mentalmente un po' in difficoltà, ma una cosa a volte è normale, che chiaramente essendo stato chiamato in causa in delle situazioni dove probabilmente non lo vedevo nemmeno colpevole, il ragazzo si sente troppe responsabilità addosso, un giovane, e quindi questo gli impedisce di fare le cose a volte nella maniera giusta, e qui c'è da fare una valutazione se chiaramente continuare, sperare e pretendere che questo ragazzo cresca insieme a noi, o se correre ai ripari per cercare qualcosa di più pronto. Quella è una scelta che valuteremo, però ripeto, non è che la sconfitta di oggi è colpa del portiere. Chiaramente si è visto un portiere che in questo momento, e lo capisco perché il ragazzo ha grandi qualità, però in questo momento è un po' in confusione, così come in confusione probabilmente è un po' la squadra per certi aspetti, pur avendo visto tanto impegno, tanta voglia di fare, a volte vedo la palla di Robertone che correva verso la porta, l'anno scorso in Savona una situazione simile fece gol, e quest'anno invece ha rallentato la corsa, sinonimo di non tranquillità mentale, ma è normale in una situazione così, è normale. Ora ci deve aiutare anche qualche risultato, un po' di fortuna, a volte anche giocando male e vincere una partita, quello ti darebbe la possibilità di ritrovare delle certezze, in questo momento si dura fatica a trovare.
Bezzo, Trifoni, il Tirreno, mister ha giocato con il quarto difensore e due centrocampisti davanti, ecco, una sorta di diga per difendere la difesa o un modo per cercare di trovare spazio con Checchin a livello offensivo, perché insomma l'abbiamo visto una novità questa. Io ho visto un Prato stare per 80 minuti nella loro metà campo, questo è quello che ho visto oggi. Ho visto un Prato che esce demeritatamente sconfitto a questa partita, ho visto un Prato che ha subito un tiro in porta, ho visto un Prato che anche quando si è sbilanciato ha ripreso pochissime ripartenze, ho visto un Prato che è uscito dal campo con il cuore, e indipendentemente da come abbiamo giocato, credo e spero che questa sia la strada giusta, poi si potranno perdere anche tutti qui alla fine, non lo so, però ho visto un Prato e non c'è stato a perdere oggi, anche se poi ha perso. Questa è la cosa che mi è, almeno dal mio punto di vista, è la cosa che ho notato in maniera più concreta. Cosa dire, senso, io l'ho lanciato verso la porta e a un certo punto mi sono trovato davanti al portiere, ero convintissimo di essere in area di rigore, ho fatto una scelta probabilmente sicuramente sbagliata, perché ho detto sicuramente rigore, prendo il rigore, l'uomo in più a 10 minuti dalla fine, penso che sia la cosa migliore. Invece magari essendo stato magari con un po' più di freddezza, un po' più di lucidità, mi sarei accorto che magari ero 30 centimetri fuori, magari un secondo in più. E oltre all'episodio del rigore c'è stata anche la traversa, no? Del primo tempo. Sì, sì, certo, c'è stata la traversa, c'è stata una buona prestazione, secondo me una buona prestazione, dovevamo sicuramente ripartire da questo, ma fa male, nel senso, ci tenevamo sicuramente almeno al punto, ma non la sconfitta. Ho visto un Ogonsewe rinato, quindi la cura Malotti ti sta facendo bene, perché ma rispetto alla precedente gestione l'ho visto maggiormente vivo e maggiormente grintoso, quindi se l'arrivo di Malotti ti ha cambiato a livello psicologico. E poi la seconda domanda è come è andata con Sowe, perché insomma c'era questo attacco un po' più fisico rispetto al passato. Beh, penso che sì, sicuramente l'arrivo del mister magari ha dato un po' più di energia, non so come chiamarla. Oggi sicuramente si è visto un Prato diverso, un Prato più aggressivo, un Prato che ha ricercato più la vittoria, e peccato non è arrivata. Poi Sowe sicuramente parla dei numeri per lui, nel senso non devo dire nulla io, c'è un giocatore che ha già fatto presenza in A, già ha fatto gol in B, penso che io non devo dire nulla di questo giocatore. L'ultima cosa, Roberto, è un Prato che tiene molto palla a metà campo, oggi ha ruminato un pochino più di gioco, però poi per voi attaccanti palloni veri e propri giocabili ce ne sono sempre molto pochi, quindi avete percentuali che devono essere alte, no, di palloni giocabili, perché ve ne arriva un po' pochini. Ma in questo momento non starei a ragionare più tanto su di quello, perché penso che comunque oggi il centrocampo abbia fatto una buona partita. Sicuramente, ok, dobbiamo migliorare delle cose e ci lavoriamo in settimana. Da martedì sicuramente sappiamo già da dove ripartire, sicuramente Prato deve ripartire dalla prestazione di oggi, dalla voglia, dalla grinta che ci ha messo oggi in campo, e portare a casa questi tre punti che per noi sono di vitale importanza. Secondo me è solo l'inizio, penso che devo lavorare ancora di più, perché per primo il risultato non è che mi va bene, soprattutto per la squadra anche, però per migliorarmi voglio migliorarmi ancora. Senti Ali, venivi anche da un problema fisico se non sbaglio, sì, ce lo vuoi un po' raccontare? Questo problema mi ha portato indietro per 2 anni, è troppo pesante per me tutto questo tempo non riuscire a giocare, allora mi dava fastidio questa cosa, però
alzando, cercando sempre di lavorarmi sempre per essere in forma. Senti, è un momento un pochino delicato questo, difficile. Cosa vi siete detti nello spogliatoio? Ancora stiamo tutti cercando di trovare i risultati, perché è ovvio che è la cosa importante per noi adesso. Il cambio dell'allenatore, hai visto delle differenze da Cori a Malotti? Soprattutto per primo, io sono un giocatore, quindi chi c'è, c'è, basta che lavoro con chi c'è. Il Como oggi ha fatto per la prima volta una partita ignorante, scusatemi il termine, però per la prima volta il Como non ha giocato bene come ha giocato tutte le altre volte, perché il Como per adesso ha sempre giocato bene tranne la partita di Alessandria, creando tantissimo, ma io avevo preparato la partita in questo modo perché sapevo di trovare un Prato vivo, un Prato che ci avrebbe messo sicuramente in difficoltà, e così è stata. Quindi l'abbiamo vinta sotto l'aspetto del carattere, della voglia di portare a casa questo risultato. Un gol frutto di un lavoro in cui io credo molto, perché le palle inattive ci stanno dando molte soddisfazioni, e nella mia breve carriera da allenatore è una cosa che curo moltissimo, perché ritengo che faccia la differenza. E poi siamo stati bravi a soffrire, perché il Prato ci ha fatto soffrire. Ecco, mister Stefano Chini, Toscana TV, lei lo aveva detto, no? Dopo la partita contro il Racing Roma, il Como, pur avendo vinto di misura, aveva fatto una grandissima partita. Questa è una conferma, la partita di oggi. Sì, siamo, ripeto, a noi manca questo passaggio, questo tipo di prestazione, perché fino adesso ci eravamo abituati veramente a un calcio importante, un calcio che chiaramente mi dà molta soddisfazione, un calcio in cui io credo molto, però c'è anche un altro tipo di calcio. Io l'ho fatto fortunatamente ad alti livelli, e non sempre si può vincere giocando molto bene, bisogna anche vincere soffrendo, vincere fuori casa in questo modo contro, ripeto, una squadra che a me, ma l'avevo già vista in video, tante, ho visto parecchie partite, ho visto l'ultima con Renate in maniera dettagliata, contro una squadra che è tutto fuorché morta. Io sono convintissimo che questa squadra ha tutti i mezzi e tutti gli aspetti caratteriali giusti per poter venire fuori, ne sono assolutamente certo di questo. Gli obiettivi di questo Como, perché state risalendo la china in maniera abbastanza importante, dovete anche recuperare una partita con il Pontedera, insomma, questo Como può lottare per il vertice? Allora, questo Como è un Como che, a cui è capitato di tutto, no? Il nostro mercato è finito il 23 luglio con l'istanza di fallimento, da lì è iniziato il lavoro vero mio, del direttore generale e direttore sportivo, perché questo gruppo è un gruppo di capitani, perché ho voluto tutta gente che potesse fare il capitano, e me l'ha dimostrato ogni giorno. Quindi questo Como secondo me può arrivare a combattere per posizioni importanti, che non è il primo posto, non me lo sogno neanche, però per posizioni importanti il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare nei playoff. Questo mi hanno chiesto e questo cerchiamo di fare. È vero che la continuità dei risultati c'era mancata, adesso pian piano la stiamo avendo, quindi ritengo che questa sia la strada giusta, però il nostro obiettivo è quello di riuscire a centrare il decimo posto per poter fare i playoff.